Assessore, guardando questa platea piena di big del Partito Democratico, da senatori, segretari, consiglieri comunali, sembra che lei non abbia rivali dentro il Partito Democratico. No, assolutamente. Una campagna elettorale è una verifica democratica innanzitutto per il partito. Io sono capolista di questo partito nella circoscrizione di Trapani e quindi ho dei doveri in più rispetto a chiunque altro e quindi ho il dovere di trascinare e trainare questa lista verso risultati importanti come il Partito Democratico e i candidati del Partito Democratico meritano. Quindi questa è una festa di democrazia, è una verifica che fanno davvero gli elettori veri, su ciò che il Partito Democratico ha prodotto, sui risultati dei singoli protagonisti, sui risultati stessi che io nella qualità prima di Presidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico all'Asse e poi negli ultimi 25 mesi, 26 mesi nella qualità di Assessore Regione della Salute ho prodotto. È una bella festa di democrazia e quindi sono molto contento che oggi si possa parlare davvero di risultati, di problemi e di prospettive. Questa terra ne ha bisogno e la lista del Partito Democratico è fatta di uomini e donne che hanno la capacità di poter affrontare e risolvere i problemi di questa nostra terra. Come assessore, qual è il punto che più la rende orgogliosa e quale avrebbe voluto invece portare a termine e non ce l'ha fatta? Beh, ci sono tante cose che non si riesce a realizzare perché per i tempi, una legislatura dura 5 anni e 5 anni sono tempi di realizzazione importanti, ma certamente rimane molto, molto da fare. Molto da fare rimane per esempio nel campo della costruzione delle infrastrutture di trasporti, molto dobbiamo fare per i nostri porti, per il porto di Trapani che ha bisogno di investimenti importanti, per il porto turistico di Marsala, per le nostre ferrovie, per il nostro aeroporto per il quale è stato fatto moltissimo. Lo sviluppo non è una parola così che si evoca e possa arrivare, lo sviluppo è produzione di ricchezza, è produzione di posti di lavoro e bisogna progettarlo, concepirlo, sostenerlo con le istituzioni come abbiamo fatto in tanti e tanti altri campi. Il campo della sanità, che è il campo degli ultimi 2 anni, la dice lunga su come è possibile realizzare in Sicilia obiettivi che inizialmente sembrava impossibile da raggiungere. Oggi siamo una regione importante, siamo la seconda regione ad aver attuato la rete ospedaliera, le aziende ospedaliere e sanitarie finalmente da qualche mese, da luglio, quando ho firmato l'ultimo decreto, hanno cominciato con le immissioni in servizio, con il reclutamento del personale dopo anni. Nei prossimi mesi e nelle prossime settimane altri cittadini, medici, operatori sanitari, amministrativi, infermieri e profili professionali che servono alla sanità della nostra provincia saranno immessi in servizio e quindi non soltanto abbiamo prodotto un'offerta sanitaria di qualità, abbiamo progettato una sanità innovativa nella nostra provincia che finalmente è autonoma rispetto anche ad altre province per le discipline nuove che ho introdotto, ma abbiamo dato un grande contributo al reddito delle famiglie, se è vero come è vero che più o meno in un triennio 10.000 posti di lavoro non sono uno scherzo e già ne ho autorizzati 5.138 soltanto per il 2017, appunto è una risposta forte dal punto di vista dell'offerta sanitaria, come dicevo, ma anche dal punto di vista della produzione del reddito e del reddito delle famiglie. L'astensionismo sembra essere il più grande avversario di queste elezioni, come sconfiggerlo? E questo è il vero problema, cioè un partito, un parlamentare come me si deve porre innanzitutto il problema del perché molti cittadini non vogliono andare a votare. Bisogna capire, bisogna ascoltare, bisogna capire fino in fondo qual è la ragione che può determinare la rinuncia all'esercizio di un diritto fondamentale che è quello di esprimere appunto la sovranità popolare attraverso il voto. E questo è il vero problema, il vero deficit di democrazia che rischiamo di non risolvere tutte le forze politiche insieme. Abbiamo bisogno
che tutti i cittadini concorrano alla costruzione di un percorso che per la Sicilia è possibile, di un percorso di sviluppo, e l'astensione certamente renderebbe questa democrazia zoppa, e io per primo farò di tutto per ascoltare il maggior numero possibile di cittadini affinché possa convincerne il maggior numero possibile a recarsi comunque alle urne, ad esprimere la loro opinione rispetto a ciò che deve essere fatto e a ciò che è stato fatto.